fa un certo effetto vederli tutti insieme, Montani. Sicuramente, no? Sicuramente. Allora Montani, io vorrei, siamo noi tre, giusto? Sì, Leoni? Più loro. Siamo noi tre? Ma parliamo del piano industriale. Ne ho parlato fino a ieri. No, perché se parliamo del piano industriale mi devi permettere una divagazione. Io anche due. C'è Antonella Sboro? Vieni. Portiamo una sedia, per favore. È la nostra coordinatrice che tu conosci. Ben arrivata, le diamo subito una poltroncina anche per lei. Buonasera, piacere. Ecco, se è possibile avere una poltroncina così la facciamo accomodare subito. Intanto, è un fuori programma, spieghiamolo ai presenti perché non lo sapeva. Va bene, intanto è arrivata la poltroncina. Montani, allora, partiamo subito, le cifre sono note, però ricordiamole un po' insieme. Questo piano industriale di fatto viaggia tra tre cifre importanti. La prima è l'utile che vorrete, quindi gli 800 milioni, l'altra è la politica dei dividendi che avete dato, l'altra riguarda tutto il tema del personale, degli esuberi, degli sportelli, delle chiusure di filiali, e di questo poi ne parleremo anche con la Sboro. Io volevo ricordare anche quella che è stata la reazione del mercato, perché noi abbiamo visto nella giornata di venerdì un calo molto forte, continuano le vendite. Montani, allora, io le chiedo subito quella che è la vostra vera anima del piano, il suo obiettivo, e di fronte alle vendite che cosa ha pensato? Dunque, sono tante domande tutte insieme. Allora cominciamo col dire che cos'è il nostro piano. Cominciamo col dire che i piani in generale sono una serie di iniziative che vengono identificate per superare altrettante problematicità che si intravedono nella crescita e all'avanzamento di una banca. Questo in generale. Io non vorrei tanto parlare di numeri che confondo le idee, però se serve ne parleremo. Ne volevo citare solo due per spiegare cos'è il nostro piano. Che anche il nostro piano è questo, non può essere una cosa diversa, bisogna fare un passo indietro, ma proprio velocemente, non voglio, come dire, disturbare troppo. La banca ha fatto recentemente una serie di operazioni per acquisizione del sistema bancario, sostanzialmente sono state portate dentro tre banche più la quarta che sta arrivando, lasciamo perdere le altre, ma in questo periodo sono entrate dentro la banca qualche cosa come 1.350 sportelli, 70 miliardi di attivi. Cioè le due operazioni, quella che abbiamo già chiuso di UBI, di cui siamo molto contenti, personalmente sono molto contento dell'operazione, delle persone che sono arrivate, ha portato dentro 1.700.000 clienti, 8.100 miliardi di massa intermediata e 5.100 dipendenti. Quella che starà per arrivare, che ormai arriverà di Carige, porterà dentro 800.000 clienti, 50 miliardi di massa intermediata e porterà dentro anche lì 3.300 dipendenti. Questo per dire che cosa? Per dire che la banca negli ultimi periodi si è raddoppiata di dimensione. Io sono arrivato circa un anno fa e quando sono arrivato dell'operazione di UBI se ne parlava appena, l'operazione poi l'abbiamo dovuta condurre, quindi da un anno ad oggi sostanzialmente la banca si è raddoppiata, da 1.900.000 clienti è passata a 5 milioni di clienti, gli attivi si sono raddoppiati con tutto quello che ne consegue. Che cos'è allora il nostro piano? Il nostro piano è un problema, che è un piano che risponde soprattutto ai bisogni. Non potevamo fare diversamente, non è che abbiamo fatto una scelta. Avevamo i bisogni del personale, dei colleghi, avevamo i bisogni dei clienti, il bisogno della banca, che avendo acquisito una dimensione e avendo occupato uno spazio che non aveva, doveva e deve attrezzarsi per poter competere su un mercato che è radicalmente cambiato. Non c'è un piano per il piano, ma c'è un piano per risolvere i bisogni interni ed esterni. Non ultimo, lo dico anche perché parlo
a casa di chi ha a cuore questi problemi, i problemi dei dipendenti, che peraltro qui conoscono benissimo, perché di tavoli abbiamo fatto diversi, quindi sapete benissimo che ci siamo confrontati. Io non li guardo solo dal punto di vista contrattuale, perché quello è normale che va risolto. Per me il problema è anche risolvere dal punto di vista umano, perché se non ho la soddisfazione dei colleghi che lavorano, non ho resto. Per me è importante che i colleghi, quando li incontro, quando parlo e quando parlo con loro, capisco che il clima è positivo. Infatti, in una domanda che mi hanno fatto recentemente, ma voi con i sindacati, adesso con i sindacati vi scontrate, noi con i sindacati abbiamo solo uno stesso obiettivo, abbiamo solo due ottiche diverse da cui guardiamo il problema, perché interessa pure a noi e non c'è momento peggiore di affrontare un cambiamento e avere un clima rotto all'interno dell'avanti. Quindi per me il problema più importante era questo. Poi ovviamente abbiamo fatto una serie di azioni. Il piano non è montato adesso, come sapete benissimo il piano avrebbe dovuto uscire l'anno scorso, dopo fatto l'operazione Ubi, si è poi concatenato l'operazione di Cargi e quindi è stato spostato, poi gli eventi hanno consigliato di portarlo avanti per la serie di cose e poi siamo arrivati a presentarlo nel venerdì nero. Certo che se avessimo saputo avremmo cercato una soluzione migliore, non lo sapevamo, ci siamo incappati dentro. Credo, se lei mi chiede se sono felice, non sono felice, come non sono felici i colleghi, però purtroppo anch'io ormai non sono più giovanissimo, ne ho già visto tante e so che c'è un proverbio che rende molto bene l'idea, che dice che bel tempo e brutto tempo non dura mai tutto il tempo, quindi dobbiamo già pensare come superare questo problema. Ecco Montani, tra poco ritorneremo ancora su quello che ha detto il mercato sul piano. Sileoni, un piano fatto per i bisogni. Lei ci teneva fortemente che Montani fosse qui, questo è il primo piano targato Montani. Se io le chiedessi, in termini di garanzia, ad una lettura del piano, lei che analisi ha fatto? E poi scenderemo in dettaglio sul tema degli sportelli e dei dipendenti, come anticipava Montani. Io credo che ognuno di noi, nella nostra vita professionale e anche personale, ripeta più o meno nel percorso della vita metta in pratica le situazioni che hanno portato a raggiungere successi e obiettivi positivi. Piero Montani, che io conosco da secoli, perché abbiamo condiviso insieme sullo stesso fronte. Montani dice attenzione a non dire secoli. No, sennò secoli, adesso voglio dire che io sono un po' più avanti di lui, è vero, però adesso. Sullo stesso fronte, una non facile gestione della situazione in Popolare di Milano, quando c'erano gli amici della BPM che utilizzavano il marchio Fabi per farsi i cavoletti loro, e questo a noi non andava bene, abbiamo cambiato radicalmente con operazioni chirurgiche. Perché chi sta nella Fabi risponde alla Fabi, non alla banca. Avete capito bene, però? E conseguentemente Piero è una persona che, al di là dell'aspetto molto, per alcuni, diciamo così, burbero, è un aspetto che dove è andato, e questa è la garanzia migliore per il prossimo futuro, dove è andato ha tenuto sempre ben in presente e rispettato le esigenze e le situazioni dei dipendenti bancari, delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi la migliore garanzia per noi è la sua guida della banca. Poi chiaramente lui risponde a logiche anche di mercato, risponde agli azionisti, risponde alle fondazioni. Dove non saremo d'accordo glielo diremo, Antonella penso che dovrà dirgli qualcosa, e complessivamente sappiamo però che troviamo un interlocutore molto disponibile a risolvere i problemi, cosa che non avviene in tutti i gruppi bancari, dove in qualche gruppo bancario anche importante alle parole non seguono mai i fatti, e questo è uno sport purtroppo tipico dei nostri tempi e dei momenti che stiamo vivendo. Essere conseguenti alle parole, io credo, e la capacità di saper ascoltare credo che sia l'aspetto fondamentale.
La sintesi di tutto a livello politico è, secondo me, Biper, guidata da Montani, sta creando le condizioni per poi, tra 18-24 mesi, essere pronta ad un ulteriore salto di qualità. Io di questo sono convinto, ne ho parlato privatamente anche con lui 3 giorni fa, ma non vi dirò mai neanche sotto tortura quello che mi ha detto. Io lo dico quello che ho detto. Non vedo l'ora di sentire. Però può darsi che lo dice qui. Però è chiaro che ci sono delle situazioni che vanno affrontate, c'è il tema delle esternalizzazioni, c'è il tema di Carige. E tutto questo lavoro credo che sia propedeutico poi per raggiungere un risultato che ponga, correggimi se sbaglio, il gruppo in condizioni tale da poter poi essere un polo importante che possa gestire altre aggregazioni. Credo che questo avverrà partendo come punto di riferimento dal piano industriale di MPS il 23 di questo mese nell'arco dei prossimi 28 mesi. Lo dicevo stamani al nostro Comitato Direttivo Centrale. Ritorniamo sul salto di qualità, Carige, l'M&A, perché questi ovviamente sono i temi caldi per tutti. Veniamo alla questione del personale. La dottoressa Sborno ci ha raggiunto qui sul palco per aiutarci un po' a capire come vanno lette le cifre del piano. Entro il 2024 la chiusura di 600 filiali, 3.300 esuberi a fronte di 1.450 assunzioni. Quindi come si concilia la parte esuberi con la parte assunzione a guardare i numeri? È una questione, intanto mi premeva dire una cosa. Prego. Nelle battute del dottor Montani colgo degli elementi di grande fiducia per quello che avremo da fare al tavolo, perché un piano industriale lo si realizza in maniera equilibrata se le parti sociali riescono a raggiungere buoni accordi, se il personale è soddisfatto. E quando sento parlare di bisogni sono anche molto convinta che tra gli stakeholder ai quali fa riferimento ci sia non solo l'azionista, ma ovviamente anche il personale. E quello che possiamo garantire al dottor Montani è che noi ci sentiamo attori come dipendenti di questo piano industriale e attori come parte sindacale. E qui poi passiamo alle, diciamo, alle dolenti note, alle cose che ci turbano un po', e sono sicuramente la quantità di sportelli che vanno in chiusura e che si aggiungono a delle chiusure che abbiamo già fatto a fine anno, e devo dire questo un po' ci preoccupa per il ruolo di vicinanza al territorio e anche per la riconversione professionale dei colleghi. E ovviamente poi ci sono gli esuberi e le tempistiche con le quali vanno gestiti questi due momenti, perché il piano è molto sfidante, è un piano che sembrerebbe voler cambiare profondamente la natura di un gruppo che nasce come Popolare. Ovviamente è vicino al territorio, è vero che c'è la digitalizzazione, ma dobbiamo avere dei tempi tecnici per poter ammortizzare tutto questo in maniera serena per tutti. Grazie. Allora, tanto volevo cominciare col dire una cosa, perché Lando è bravissimo, è uno che guarda lontano, eccetera. Io invece sono uno che mi guardo ai piedi e siccome so benissimo quello che dobbiamo fare oggi sulle numeri che le ho detto, che sono numeri sicuramente importanti, sono appena entrati e stanno entrando complessivamente 8.500 persone, giusto per parlare di questo. Lei capisce che organizzare il tutto da un punto di vista organizzativo, del clima, degli accordi, oggi ci impone di guardare essenzialmente a quello che stiamo facendo. Per cui il nostro obiettivo di oggi è integrare nei tempi e nei modi, così come abbiamo detto, quindi vale a dire con i numeri e con i tempi che abbiamo annunciato, Carige, e abbiamo necessità di mettere a terra il piano industriale. Senza questo non possiamo permetterci di guardare avanti. Giustamente la signorina ci faceva notare una serie di problematiche a cui adesso voglio rispondere. Allora, sicuramente da parte nostra penso che sia anche, posso anche dire, nella tradizione della banca, che non è stata una banca che si è mai
resa indisponibile ai confronti e a definire i piani insieme, quindi diciamo che le cose vanno di pari passo. Il piano, grazie al cielo, non dobbiamo realizzarlo in un giorno, abbiamo 3 anni circa di tempo per poterlo realizzare e va comunque concepito in un arco temporale dentro il quale bisogna distribuirlo. Cominciamo col dire che abbiamo una serie di chiusure di sportelli che sono date inizialmente 48 per quanto riguarda il discorso dell'antitrust. E qui non ci possiamo fare nulla perché nonostante noi abbiamo detto che Carige è stato uno dei motivi per cui l'abbiamo fatta anche perché non c'era sovrapposizioni territoriali, è pur vero però su i 380 sportelli più gli altri che abbiamo noi, che sono parecchi, alla fine qualche cosa c'è stato. Quindi di questi sportelli ce ne sono circa 48 che vanno chiusi. Mi pare ce ne hanno in tutto 13 sportelli che sono in Sardegna e gli altri in posti distribuiti. Nel territorio storico della banca, che è quello che conta di più, non perché l'altra banca non conta, ma perché Carige ha sempre avuto due facce. Ha avuto la faccia della Carige storica e l'altra parte della banca acquisita successivamente fuori il territorio ligure, che fu definita all'epoca Carige Italia, anzi fu denominata anche con una legal entity particolare. Per cui nell'ambito del territorio storico solo 17 sono gli sportelli che si chiudono, gli altri non vengono sostanzialmente toccati. Abbiamo poi parlato, che anche questo rientra nel piano delle chiusure, di 60 sportelli che pensiamo di chiudere, ma preciso, come ho precisato anche quando abbiamo parlato del piano industriale, che non sono 60 sportelli che chiudiamo, sono 60 sportelli che coesistono in ambiti territoriali insieme a quelli di Piper, oppure di Ubi, perché anche Ubi è entrata, dove abbiamo sportelli che distano dai 250 ai 600-700 metri uno dall'altro. È chiaro che questa è un'opera di efficientamento, non è una chiusura. Di due sportelli che coesistono in un territorio ristretto ne faremo uno. Quale faremo? Faremo quello... Più carico, dove ci sono perché più clienti. Perché poi c'è tutto il tema della digitalizzazione, quindi la minore presenza in filiale. E questo rientra nella questione di efficientamento, non è una questione di chiusura. Poi il punto a cui si riferiva la signorina erano, ma voi nel piano avete annunciato una serie di altre chiusure, in cui sono incluse anche queste. Sì, questo è vero, lo abbiamo fatto per una opera di efficientamento anche questa, collegato a una serie di iniziative, perché dobbiamo pure dire che stiamo facendo un investimento molto importante anche nel sistema informatico, abbiamo assunto anche delle persone, in particolare il capo delle IT, che tra l'altro si è qua davanti, che è il mio sonnino, che non è venuto solo, ma è venuto con una serie di persone che l'hanno seguito, altri ancora sono stati assunti dal mercato, altri ancora, come è stato spiegato, verranno assunti ulteriormente per arrivare a più di 600 persone che sono quel comparto, e tutto questo viene fatto per andare in un indirizzo, andare verso uno scenario di digitalizzazione che, piaccia o non piaccia, sarà comunque il futuro. Questo farà la sua parte. La banca nel passato, a differenza di altri istituti, è sempre stata molto più parca, anche per, diciamocelo anche francamente, anche per una migliore PAC sociale, a chiudere molto meno di quello che hanno chiuso altre banche. Se oggi voi fate un rapporto di efficienza rapportando le masse a nuovi sportelli, vedrete che la banca è più indietro di qualsiasi altra banca del nostro livello. Noi oggi vogliamo un po' modificare questo assetto, quindi lo modificheremo sicuramente nei tempi e nei modi che si potrà fare, senza che sia questo uno scempio. Non ci sarà una chiusura, non ci sarà l'abbandono del territorio, non ci sarà l'abbandono dei clienti, ma i clienti verranno assistiti, ecco, Montani, e a loro verrà dato un sistema alternativo, laddove sarà possibile, ma sarà possibile in quasi tutti i casi, perché possano continuare a lavorare con la banca e avere dalla banca l'assistenza che hanno, senza che verranno grossi traumi, non ne vediamo. Non posso assicurarlo in assoluto, ma sarà comunque una componente molto limitata. Ma tu hai avuto diverse esperienze professionali nella tua lunga carriera in tanti gruppi bancari. Purtroppo, hai una visione molto concreta, no, delle cose. Fai l'amministratore delegato per risolvere i problemi e per creare qualcosa di importante. La domanda e osservazione è la seguente:
come già ho detto due volte, c'è un problema di mancata integrazione che stenta e che fa fatica ad integrarsi in una situazione che proviene da chi ha lavorato in Biber, da chi ha lavorato in Unipol e di chi ha lavorato sempre in Biber. Ma possiamo Biber, parlare Unipol, anche in Carife, che c'era l'altra banca che è arrivata anche questa. Queste mentalità che si scontrano fra loro, che sono poi una mentalità retaggio di certe storie professionali e anche delle storie aziendali, delle persone hanno sempre, si portano sempre dietro un bagaglio delle proprie esperienze, questa mancata integrazione che potrebbe in qualche modo rallentare gli obiettivi del piano industriale e te l'ho detto l'ultima volta. L'altro argomento, senza peli sulla lingua, te la dico, o tu mi manderai a quel paese, ma io te lo dico. C'è un problema non solo di pressioni commerciali nel tuo gruppo, ma c'è un problema di atteggiamento veramente sguagliato da parte di alcuni, che deve essere risolto, perché se non lo risolvete voi, se non lo risolvi tu, ci tocca risolvere a noi. Allora, attualmente noi abbiamo più di 18.000 dipendenti e arriveremo con Carige 21.000, poi parliamo anche di quello che ha mai detto lei, perché c'è anche questo. Allora, io credo che la cultura portante della banca, quindi quella di Biper e delle banche collegate che sono inserite, è una cultura, direi, non mi appartiene perché anch'io sono arrivato da poco, è una cultura molto inclusiva, fatta di un atteggiamento molto disponibile, molto aperto. Non posso escludere in assoluto che qualcheduno sia diverso. Noi stiamo lavorando, lo sai, da tempo per cercare di riformare questa cultura. Sulle pressioni commerciali abbiamo già discusso parecchio, però credo che questa non sia forse la banca che dia più problemi da questo punto di vista. Noi cerchiamo di impostare, abbiamo impostato anche nella formazione del piano industriale, ma diciamo nella quotidianità, un sistema che cerca di spaccare un po' la storia che hanno avuto le banche, di partire essenzialmente dai bisogni della clientela. Quindi cerchiamo di catalogare i bisogni della clientela per orientare i comportamenti della banca e per poter dare miglior servizio. Questo lo facciamo perché credo che sia una programmatura intelligente di farlo, ma siccome io sono nato a Genova, che sono genovese, quindi c'ho sempre, e poi vivo in Brianza, quindi ho sempre questo interesse legato, lo facciamo anche per una questione di interesse. Certo. Noi oggi lavoriamo da non moltissimo tempo, occupiamo praticamente tutte le province d'Italia, a parte 4-5, e abbiamo necessità di fotografare i territori per poter sapere come impostare l'attività commerciale, sia da un punto di vista, diciamo, tecnico-operativo, sia da un punto di vista di quindi la risposta è ci stiamo lavorando. Davvero in 30 secondi, perché poi devo rispettare i tempi e devo chiudere. La domanda sull'M&A è stato chiarissimo, adesso ci concentriamo su Carige. Tra quanto tempo gliela devo rifare? Mi dia il tempo e io gliela rifaccio. Riascolta me, che purtroppo l'ha detto lei che sono da più lungo tempo, sono un giovane da più lungo tempo, mettiamola così. E guardi, io credo che i programmi bisogna farli, non dico attimo per attimo perché è sciocco, ma bisogna farli tenendo presente la situazione quella che è. Lei capisce, i numeri non li volevo fare perché sono noiosi, i numeri facciamo francamente, però quando vi dico che noi siamo partiti, abbiamo raddoppiato i clienti, abbiamo 8.500 persone, abbiamo Orlando con tutti i suoi colleghi che ci rompono le scatole, c'è dicendo colpa di là, che non integriamo, noi abbiamo una priorità oggi, la nostra priorità oggi è quella di fare questo lavoro. Allora, noi non siamo ancora entrati dentro la banca perché il consiglio verrà nominato a giorni, dovrà formarsi il consiglio. Il Consiglio, teniamo presente che noi essendo cari di una banca quotata e una banca quotata, porterà dentro la maggioranza di indipendenti, quindi un Consiglio che deve maturare le sue idee. Noi cercheremo di portare anche qualche dirigente per facilitare il meccanismo, ma abbiamo di qua fino a dicembre la necessità di lavorare intensamente per uniformare tutta l'operatività di integrazione e anche, se mi consente, di arrivare poi alla fusione. Perché la fusione? Perché
Carige, io sono convintissimo che in Carige abbiano lavorato nonostante il periodo, nonostante benissimo, si siano arrampicati sugli specchi e abbiano fatto l'impossibile per farlo andare bene. Ma qualche problema Carige ce l'ha, perché se il Fondo Interbancario di Garanzia arriva a mettere fuori la banca con quello che ha messo, con una dote, parliamoci chiaramente, non è che l'ha fatto perché noi siamo più belli degli altri, perché sanno che la banca ne necessita. Noi dobbiamo arrivare a fine anno per la fusione, perché con l'acquisizione dell'80% abbiamo solo garantito di avere il diritto delle DTA e abbiamo 2 anni di tempo per farlo, ma se non la fondiamo le DTA le prenderemo in ponderate future, quindi abbiamo bisogno di correre. Questi 6 mesi per noi sono fondamentali per mettere a posto tutto ed arrivare alla fusione, in cui l'opera residuale che dobbiamo fare adesso è l'autorizzazione alla fusione. Il prossimo anno dovremo lavorare tutto l'anno per fare quello che chiedeva Sileoni. Lando Maria Sileoni, perché poi lui lo dice, poi dopo vengono tutti i suoi colleghi e vengono a rompersi le scatole. Io devo mettere a posto. Un'ultima domanda, proprio in pillole. Dato che sono i 6 mesi questi più importanti, un paio di settimane di riposo e di vacanza a Siena, ci andresti questo fine sera, questo estate? Ma io se me le offri vengo volentieri. A Siena? Volentieri. Allora. Sì. Vengo volentieri. Allora io la ringrazio davvero, grazie Piero Mondani, amministratore delegato di Piper, Lando Maria Sileoni, resti ancora con noi, grazie alla dottoressa. Poi le rispondo dopo perché non mi ha fatto rispondere.